snowboard, nato negli anni 60 negli Stati Uniti d'America, è uno sport di scivolamento che si pratica utilizzando una tavola con l'anima in legno e provvista di lamine e solette materiale sintetico simili a quelle dello sci. Snowboard moderno è considerato lo SNEF, costruito dall'ingegner Sherman Poppen per far divertire i figli. L'intento iniziale dell'ingegnere era di produrre una versione casalinga del monosci, ma i figli lo cavalcavano trasversalmente, dando così l'idea di surfisti sulla neve. Fu una visita di Burton in Austria ad alcune aziende sci che accese l'intuizione. La tavola doveva necessariamente prendere spunto da questa tecnologia per fare il passo decisivo. Solette in Pitex prima, costruzione sandwich e lamine poi, portarono lo snowboard verso l'età adulta e lo proiettarono al di fuori dei campi innevati e verso le stazioni sciistiche. Questo sport, come il surf e lo skateboard, soprattutto negli USA, è divenuto uno stile di vita e non un semplice passatempo, al quale ruotano le attività e non viceversa. Da una parte si critica lo spazio dedicato agli snowboarder da parte delle stazioni sciistiche, dall'altra invece si percepisce questo movimento come una specie di invasione verso gli sciatori. Ci sono diversi tipi di stile, come il freeride, il freestyle e lo snowboard alpino. Il freeride è quello più comune, quello che viene praticato come libera discesa sia in pista che in fuori pista. Il freestyle invece è basato sullo stile libero. Si basa soprattutto su acrobazie, le quali vengono sviluppate su apposite aree, dette snowpark, i quali sono dotati di diverse strutture, come per esempio i box, i rail o i jump. Lo correre nel tuo pensiero fuori dentro di me, mi sembra inutile restare, sospeso tra le brezze e la vestita. Il freestyle prende piede dallo skateboard, naturalmente, dal quale ci sono strutture dedicate come l'halfpipe e i rail che vengono utilizzate allo stesso modo ed è la disciplina più rischiosa. Lo snowboard alpino invece viene praticato con una tavola più rigida, unidirezionale e con scaponi rigidi e la sua espressione agonistica è lo slalom. Mi sono inutile la
scelta se traendo le passività che rende sterili le azioni fatte per paura di fallire. E da chi, da cosa, dimmi, mi credo vivere che incappia dentro sogni. Tutto quel che hai la pare finta nel tempo e lo paghi con rancore. Come premio e maledizione, più spinge più ne vuoi, per tutto il testo sopravvivenza, alla ricerca di una nuova evoluzione. Come piloti fuori corsa, il traguardo come premio e maledizione, più spinge più ne vuoi, per tutto.